la facciamo. Signora Graziano, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ciao ragazze, ciao a tutti. Bentrovato. Benvenuto. Bentrovata a voi. Bene, bene. Ci siamo. Ci sono, finalmente. Ci sono riuscito. Parlavamo di arbitri. Quindi un argomento a caso. Un argomento a caso, quindi poi e parlavate male anche, vero? No, No. Stavamo parlando della designazione, chiaramente di che social. Non è piaciuta, vero? No, vabbè, tu lo sai che no, sono. Io mi dissocio, a me va bene lo stesso. Io la trovo una polemica inutile, anche sterile. Beh, anch'io. Anche io da milanista, perché non temo niente. Se non è, no. Si sono lamentate sui loro canali, adesso fanno finta. Con un po' di ordine, cerchiamo invece... di parliamo sopra. Sì. Se no salta tutto l'audio, qui siamo, ecco. Su internet è un altro mondo, quindi dobbiamo rispettare le regole del web, non parliamoci sopra perché salta tutto e non si sente proprio nulla, ok? Io sì. Vi lascio a voi, buona continuazione, vi sono alle spalle per aiuti. Più che altro Graziano, grazie Fube, c'è una chat che interagisce attivamente con noi, quindi abbiamo la possibilità di leggere tutti i commenti di quelli che ci seguono live. E certo. Abbiamo lanciato questo sondaggio non tanto per la polemica in sé, ma collegandoci anche un po' a quella che è stata l'ultima giornata di campionato con le parole di Mourinho e anche con dei regolamenti che esistono per le designazioni arbitrali, cioè un arbitro che è della città, della squadra che scenderà in campo, può arbitrare quella determinata partita, per fare anche un po' di chiarezza, perché alla fine l'opinione si è divisa in chat, 56 contro 44 vuol dire veramente sì. pochi punti di differenza. Allora, un arbitro della stessa città non può certamente abitare la sezione arbitrale, non so, di Genova, non può abitare le squadre genovesi, okay. Un arbitro invece della regione può tranquillamente abitare la squadra della città, quindi Sozza, facciamo un esempio chiaro, Sozza è di Seregno, la sezione arbitrale è diversa da Milano, quindi può tranquillamente abitare quella squadra, le due squadre milanesi. Ecco, così abbiamo tolto anche ogni tipo di dubbio, perché qualcuno in chat scriveva ma in realtà è milanista, cioè non è importante la squadra d'appartenenza, o magari la squadra con cui... Cioè, Graziano, penso che ogni arbitro sia cresciuto anche amando il calcio grazie ad una squadra certo. di calcio, no? Non è come certo, un professionista. Ma certo, assolutamente. Io sono tifoso genuano, non ho mai detto tifo Genoa, quindi non ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto. Sono nato a Parma, pensa. Allora vi racconto una cosa, perché sono nato a Parma. Io ho smesso di abitare tantissimi anni fa, i capelli bianchi lo testimoniano, e fino a 12 anni ho vissuto a Parma. I miei parenti sono ancora a Parma, quindi fratelli di mia mamma e fratelli di mio papà, tante persone, e ho abitato il Parma. Ho abitato il Parma col derby col Piacenza, ho abitato il Parma nella partita con l'Atalanta, ho abitato il Parma con il Milan, e vi ricordate il gol di Asprilia che segnò l'imbattibilità, la fine di imbattibilità del Milan di Capello per tante domeniche, l'89esimo su punizione, ero io l'arbitro. Capello se ne uscì giustamente dicendo con una bellissima battuta, forse di tanti anni fa, che adesso magari non regge più, dicendo ci sono portati l'arbitro. Ecco, cioè è finita tutta lì la cosa. Quindi succede tantissime volte, è chiaro, è normale, penso che sia così. In un momento in cui è difficilissimo arbitrare, in un momento in cui le vocazioni non ci sono, in un momento in cui c'è una categoria arbitrale in grande difficoltà per un campionato, perché in difficoltà? Perché questo è un campionato che non abbiamo mai visto fino adesso, ragazzi. Sia nella lotta per la Champions, lo Scudetto, l'Europa League, sia per la lotta per la retrocessione. Erano anni che mancava nel nostro campionato un campionato così importante, così con un finale thrilling. Così indeciso, si può dire. Così indeciso. Si è un po' livellato, Graziano, perché... Comunque se va a cercare i veri top player nel campionato italiano forse è difficile trovarne, però questo livellamento ha portato alla mancata assegnazione, meno male, dello scudetto ad esempio molti mesi prima della fine del campionato. È bello alla fine stare lì sull'orlo del non so chi lo vince a poche giornate dalla fine. Ad ogni modo, tornando su Sozza, io leggevo che è molto giovane, perché comunque ha 34 anni, ha arbitrato solo 11 match, e questa per lui può essere un'occasione anche per sperare poi in un'eventuale designazione internazionale alla quale ad oggi non può ambire. Quindi tutte queste parole sul suo tifo eventuale lasciano il tempo che trovano, secondo me, sono assolutamente
speranzosa in un arbitraggio che non lasci polemiche, perché comunque è per il bene del calcio. Robby, scusa, fai leggere pure questo commento, esatto, a Manu, perché è importante. Nevario, Graziano, su questo siamo tutti d'accordo, ma era così necessario designare proprio un arbitro milanese su una partita del genere che può decidere uno scudetto conteso tra le due squadre milanesi? Non per un discorso etico, ma solo per non alimentare le polemiche sulla classe arbitrale che sono già presente. Fubbe, leggi, non solo Fubbe. Ti voglio dire solo una cosa, poi risponde Graziano. Ci sono due squadre in Serie A di Milano, che sono sia il Milan che l'Inter, quindi potrebbe benissimo anche essere milanista se vuoi mettere proprio in dubbio la professionalità di una figura come l'arbitro. Dunque, sul fatto della professionalità, guarda, è fuori di ogni dubbio, è chiaro che in questo momento, e non credo neanche che lui voglia fare una partita in cui venga messa in dubbio la sua professionalità, la sua onestà intellettuale e tutto quello che concerne una partita così importante per lui. Certo, è un bel banco di prova, è chiaro che è una prova importantissima, perché questo ragazzo, da quando si è saputa la designazione, ha di nuovo una cosa in più, perché non ha solamente la sopportazione della designazione di una partita che tu vai a iniziare, quindi un po' di tensione, ha da ieri una tensione pazzesca, tutti gli occhi puntati su di lui. In conferenza stampa oggi, per esempio, io Mourinho, a cui faccio i complimenti, non ha assolutamente annullato la conferenza stampa proprio per non parlare di questo argomento, per non caricare di tensione ancora di più questa partita che già di per sé stessa ce n'ha, quindi inevitabilmente. Ecco, io credo che, siccome seguo questo ragazzo qua da tanto tempo e in Serie C ha fatto molto, ma molto, molto bene, playoff di Serie C li ha fatti benissimo. Sì. No, no, scusami. Credo che stiamo andando un audio, Fub. No, no, ecco, in Serie B ha fatto benissimo. A Udine, in Udinese Salernitana, c'era Rocchi in tribuna che l'ha seguito direttamente, quindi inevitabilmente ha cercato anche, cosa fa un designatore quando cerca di dare, a questo sono io, mamma mia, guarda, facciamo andare un po' di immagini, grazie. Mamma mia, guarda che roba. Vabbè, in tribuna, e quindi l'ha parlato anche direttamente, perché poi il designatore cosa deve fare? Anche lo psicologo nel vivere il momento importante del direttore di gara. Udine ha fatto una bellissima partita. Ti posso dire che è un talento nello spostamento, ti posso dire che è un talento nella visualizzazione della lettura della partita, ti posso dire che è un talento perché privilegia il dialogo, ti posso dire che è un talento perché l'anno prossimo diventerà internazionale. Ed è un internazionale già molto vecchio rispetto agli internazionali olandesi, francesi, inglesi, svizzeri. Ci sono degli arbitri, ma che lì ha 39 anni e è già 5 anni che arbitra la Champions, ha fatto una finale di Europa League, ha fatto degli europei, quindi noi stiamo parlando di una categoria di vita, noi diciamo che sono ragazzi giovani, a 34 anni non sei più giovane, sei maturo, sei un uomo maturo, sei un uomo che sai quello che vuoi. Graziano, io ho un appello per te, posso darti del tu? Ci mancherebbe altro, mi fa molto piacere. Prendo se gli dai del lei, Graziano. Sponsorizzami prima di una prova importante, come stai facendo con Sozza, perché secondo me avrò tanta di quella carica positiva. Amica, sei un arbitro, te. Mi faccio sponsorizzare da Graziano. Cioè Paolo Rendi, tantissima gente sta scrivendo grande Graziano, anzi non lo so, scusami Robby, ma perché li vedo proprio scatenati e vorrei veramente che qualcuno li leggesse, Manu, Giulia. Ma perché... come? Se poi a lunedì dopo la mia moviola, allora, una settimana sono juventino, una settimana sono milanista, una settimana sono interista, e poi dopo, e poi sono una cacca, e poi sono... No, e allora scusami, È un disastro! No, ma abbiamo letto. Ma è così, cioè, se tu vai su Yolanda, scusami, a me piacciono moltissimo Graziano. A me piace moltissimo stare su Instagram, perché io dico uno va su Instagram e sa quello che gli accade, no? Se uno ha il profilo aperto, perché sennò se c'è il profilo chiuso che ce vai a fare su Instagram? Vai a fare un altro tipo di lavoro, vai lì e senti quello che commenta, quindi e l'interista è arrabbiato con me, l'Juventino è arrabbiato con me, il genuano si arrabbia con me, se il genuano si arrabbia anche il genuano, ma che posso farci? Vabbè, perché allora, tutti vorremmo un po' sentirci dire quello che ci conviene a voi. Certo. Allora, andiamo a leggere questo messaggio, specialone o specialone
One forse 751 scrive: tutta questa pressione nei suoi confronti non potrebbe portare a farlo sbagliare contro l'Inter proprio per discolparsi di queste polemiche sterili? Non vorrei che si arrivi a questo, che ne pensi Graziano? No, assolutamente no, guarda, non credo proprio questa cosa qua, anzi caratterialmente, siccome lo conosco anche caratterialmente, so che è un abito molto forte e so che sicuramente, guarda, adesso non dico nulla perché è chiaro, le mani le tengo alte, quindi però vi dico una cosa, speriamo che sia una bella partita, veramente una bella partita, l'arbitro è veramente bravo. Poi sta a noi non rovinare gli arbitri. Però c'è pressione, cioè, però già c'è anche i rati al bar, scrivono i rati al bar, non ne parlate? Ma guarda, ma la pressione, Manu, che lui sta subendo, è giusto per tranquillizzarti, tutti, anche se domani saremo super nemiche, ovviamente, è comunque un'arma a doppio taglio, perché se lui fa un favore alla Roma e favorisce per vie traverse il cammino del Milan, e gli dicono allora sei milanista e quindi l'hai fatta apposta, perché Milano è sia patria dell'Inter che patria del Milan, e quindi come fa male, e per quello ti dico che spero in un arbitraggio ottimo, come fa male quest'arbitro domani, guarda. Ragazzi, per diventare grandi calciatori, grandi attori, bisogna la subire la pressione, è assolutamente necessario, altrimenti puoi metterti da parte e lasciare libero il posto ad altri, non c'è nulla da fare, le pressioni nessuno, i nostri grandi giocatori non subiscono pressioni. Allora, Donnarumma ha subito pressioni, Totti ha subito pressioni, Del Piero ha subito pressioni, certo. Tutti grandissimi, chi è che devi saperlo sopportare. Se non sì, lo sai però sopportare... quello che dico io è, va bene la pressione, sicuramente già ci sarà, però perché aumentarla con polemiche inutili che non stanno né in cielo né in terra? Perché io veramente sfido qualsiasi altro continente, paese a fare una polemica no, su nulla come questa. No, però, infatti vabbè, quest'anno si sta esagerando, quest'anno obiettivamente si sta esagerando con questa... Ecco, a proposito di polemiche, visto che in molti ci scrivono di irrati al bar e oramai la chat si sta affollando anche di questa considerazione, affrontiamo pure questo argomento, poi apriamo tutte le scatole, perché Graziano, devi sapere che c'è una sorta di gioco che noi facciamo con il super ospite, anzi Roberta, che è tua amica, magari ti avrà già raccontato qualcosina. Roberta, o è completamente all'oscuro di quello che accadrà? No, ma ha fatto un po' la spia. Apriremo delle scatole e da ogni scatola verrà fuori una domanda che un po' corrisponde anche a quello che ti sta chiedendo la chat, perché adesso parlano delle dichiarazioni. Infatti, di Malano sul bar. Cioè, ce ne sono veramente tante, però cominciamo dai errati, perché molti se la prendono anche con questa designazione al VAR. Tu come rispondi alla chat? Rispondo che è considerato il migliore al mondo, è il miglior lettore di immagini davanti al monitor, è quello che ha fatto meglio di tutti, è presente in una finale mondiale, ha fatto l'apertura dei mondiali, è presente in Champions, quindi inevitabilmente, se consideriamo anche questo, dobbiamo dire la scelta è stata assolutamente corretta. Ma si può sbagliare anche al VAR? È certo che si può sbagliare, assolutamente sì. Il grande problema è che noi non abbiamo pazienza. Quando mandiamo l'arbitro al monitor, vorremmo che immediatamente decidesse quella cosa giusta. Invece devono decidere in pochi secondi. Se stanno davanti al monitor per tanto tempo, i giocatori... Per la Roma per un rigore 6 minuti. Quali è certo, quindi i giocatori aspettano. Si infastidiscono, le panchine arrivano lì dal monitor, il pubblico non ne parliamo perché chiaramente siamo tutti dotati di telefonini e tutti siamo collegati con le partite allo stadio, quindi tutto sappiamo quello che succede in diretta, lo sappiamo tutti benissimo, quindi inevitabilmente devono decidere in fretta. Certe volte si sbaglia, certe volte si sceglie un'immagine che non è la migliore. Ecco, però tipo Juve Inter, l'ultima, dicevano che le immagini sul fallo di Zaccaria, mi sembra, non c'erano addirittura, oppure non erano chiare, ecco, poi dopo sono uscite. Quindi la polemica è nata perché dicono, come le abbiamo viste noi, le avranno viste anche loro, ed è impossibile poi dire che quel fallo non fosse in area. Cosa vuoi dire a questo punto? Cioè, voglio dire, anche il fallo di Milano-Udinese, cioè quello là che ci dà di mano e le immagini non sono chiare. Tante tante cose, succedono tante cose. È chiaro che, ti ripeto, le immagini ci sono tutte, questo ve lo posso tranquillamente sostenere, perché nelle immagini televisive nella partita ci sono quelli che vengono chiamati gli scarichi delle telecamere di questo momento particolare. In questo momento stiamo vedendo Bastoni e Zaccaria, no? Sì, quindi sì.
ci sono tutte queste telecamere. Di solito sono 18 telecamere, dalle 18 alle 24 telecamere posizionate sul terreno di gioco. Okay. Quindi almeno 7 riguardano l'area di rigore. Quindi si chiamano scarichi, ci sono tutte le cose. È chiaro che poi vanno selezionate, vanno viste e vanno proposte agli arbitri. Magari con un replay certe volte, che è molto meglio che vedere un'immagine dal vivo, ti permette una riflessione in più. Perdonami se ti interrompo, una riflessione su questo, cioè perché il fatto che comunque tu ci confermi che comunque le immagini ci sono, sono disponibili, insomma, quindi l'arbitro ovviamente vede pure più di noi. Davvero ci sono stati obiettivamente quest'anno degli errori che fatti il VAR sono un po' complicati da digerire ora, non perché, ma non voglio dire a favore di uno o dell'altro, poi alla fine si pareggia anche la situazione, però a prescindere da chi vanno ad agevolare, perché una volta è uno, una volta è un altro, che con il VAR si convalidi un gol di mano, che onestamente lo vedevamo noi dalla televisione, fa un po', cioè io su questo mi sento un pochino, purtroppo lo dico, di andare contro un momento in cui la classe arbitrale obiettivamente sta manifestando delle difficoltà evidenti, perché anche a voler trovare tutte le giustificazioni, io credo che prima del VAR paradossalmente era più semplice dire beh, non lo ha visto, però cioè, un gol di mano è complicato da non vedere, quindi volevo chiederti un po' cosa ne pensi di questo profilo specifico, cioè... Che sono assolutamente d'accordo con te, secondo me hai fatto un'analisi perfettamente veritiera e coerente con quello che è successo quest'anno. Gli errori con il VAR sono stati tanti, troppi. Forse non esiste una categoria di arbitri abilitata solamente alla lettura delle telecamere. Mi spiego cosa vorrei dire. Secondo me, al giorno d'oggi, tuttologo non esiste più. Cioè l'arbitro di campo deve fare l'arbitro di campo col fischietto in bocca. Perché poi fa il quarto uomo, e poi fa il varista, e poi fa la VAR, e poi fa... No, assolutamente no. Tu hai una specializzazione, ti indirizzi per quella specializzazione e assolutamente devi diventare proprietario di quella che è la tua professionalità nel campo delle immagini. E cambiare così tanto, secondo me, non funziona. E ti dirò una cosa, ho sempre sostenuto che siccome vicino all'arbitro e alla VAR, ai due arbitri che stanno guardando le immagini come le guardo io adesso, c'è sempre un, diciamo così, un tecnico. Il tecnico dovrebbe essere sempre lo stesso. Perché si fa squadra, perché si va in simbiosi, perché si cerca di trovare l'immagine migliore, perché è abituato magari a sapere quello che l'arbitro e la VAR chiedono in quel momento. Quindi dovrebbe esserci, oltre alla squadra in campo, una squadra davanti al monitor. Invece purtroppo no, perché arbitri che funzionano con il fischietto in bocca. Poi, guarda, ti posso dire una cosa. Ai miei tempi è capitato a me di fare qualche volta l'assistente, il guardialine si chiamava, no? Ma sai che non ci capivo niente, perché vedi la partita in un altro modo, poi si spostano velocemente, non ci capisci nulla, sei sempre in difficoltà, non sai mai se quello scappano, addirittura per la rimessa laterale, per un fallo laterale non sapevo dove buttare la bandierina, ma è perché è una cosa che non avevo mai fatto, è una cosa con cui non sei abituato, è abbastanza evidente. Io non so che tutti hanno una soluzione in chat, e questa cosa è bellissima, dalla VAR nazionale, loro. come leggiamo per Paolo Rondina, ma anche cioè, molti richiamano l'episodio di Torino Inter, cioè per una volta sentirsi Graziano Cesari è difficilissimo, capiamo quello che dicevi rispetto ai social, perché tutti hanno il loro episodio, tutti hanno la loro e tutti combattono per la loro verità, quindi comprendo che sia veramente difficile leggerli tutti. Io a questo punto, visto che stiamo leggendo anche le parole di Malagò, no? Ok, sì, Arbar, la chiamata, i playoff a tempo effettivo in A, cioè tutti i regolamenti di cui si sta parlando a Iosa, cioè se prima il regolamento principe era la moviola in campo, adesso va di moda il tempo effettivo e tante altre cose. Non so se vogliamo fare questa considerazione con Graziano adesso o se ragazze volete aprire le scatole o romperle. Ma ti faccio una considerazione, scusami. Tante. Vi rubo il tempo per il tempo effettivo, perché è una cosa giustissima, perché se voi analizzate la statistica degli ultimi 5 anni, ci sono squadre che in media giocano 9 minuti in meno nell'arco del campionato, 9 minuti in meno, c'è invece una statistica degli ultimi 5 anni che dicono che i gol negli ultimi minuti del secondo tempo e negli extra time del secondo tempo sono nettamente aumentati, ecco. Quindi c'è bisogno del tempo effettivo. Esatto.
c'è bisogno di certo non sono tutti d'accordo, magari certo che non sono tutti d'accordo. Ma io sono d'accordo, io credo che il tempo effettivo sia figlio semplicemente dei nostri tempi, ci sono troppi furbetti in giro, di conseguenza il calcio ha cambiato le sue caratteristiche e quindi c'è bisogno del tempo effettivo, come succede in altri dicono sport. Che è un altro sport, però così ho capito ragazzi sport. Però veramente ci sono alcune partite dove non si gioca nemmeno mezz'ora, cioè non puoi permettere una cosa del genere. Scusami Iola, ma al di là del tempo effettivo, Graziano, e poi magari partiamo con le scatole, se no rischiamo poi che le domande che dobbiamo fare vengano esaurite. Sì, dibattito libero. Mi rispondi in un altro modo, dai. No, poi non ti preoccupare, vediamo qualcos'altro, dai. La fantasia non ci manca. Ma aprire il microfono dell'arbitro, come avviene magari nel rugby, non sarebbe una buona cosa? Perché molto spesso, o comunque anche limitare, Graziano, i compiti del VAR. Cioè il VAR funziona molto bene con il discorso gol o non gol, perché vibra l'orologino, molto bene per il discorso del fuorigioco, perché ci sono dei parametri di riferimento, quindi le linee del campo. Laddove invece ci deve essere comunque una considerazione umana, umano uguale errore, è chiaro che si crea confusione, cioè secondo me ha troppi compiti, e in più aprire magari il microfono dell'arbitro mi sarebbe bene. Allora, aprire il microfono non dell'arbitro, ma del VAR, che spiega perché sta per modificare una situazione, perché tu sei seduto, quindi puoi anche parlare tranquillamente. Dice, Graziano ha dato il calcio di rigore perché Roberto ha dato un calcio a Manuela. E siamo a postissimo, e sono perfettamente d'accordo, e lo farei addirittura vedere al display allo stadio. Perché tutti i nostri stadi hanno questi display, e è un'opera di trasparenza assolutamente, da parte mia, assolutamente fattibile, e mi piacerebbe moltissimo. È chiaro che andiamo di fronte a un problema enorme, il VAR, ma il VAR non era mica nato così, eh. Il VAR era nato per il fuorigioco, per gli scambi di persona, in pratica io caccio fuori Giulia, ma invece mi sono sbagliato perché era Yolanda, e quindi il VAR me lo diceva. Era nato solamente per posizionare che cosa? Il calcio di rigore, per dire se è dentro le linee perimetrali o se fuori dalle linee perimetrali. Stop, basta. Poi ci abbiamo aggiunto tante cose, e inevitabilmente la discrezionalità, la soggettività, l'esperienza, le capacità, tutto quello che volete, hanno fatto diventare questa macchinetta talmente complicata che diventa difficile anche da utilizzare. Io direi a questo punto, a parte che veramente mi sento più arbitro di quando abbiamo iniziato questa live, perché così almeno imparare già a vedere. La mia di Sozza è andata, Iole, quindi sì, Sozza, io penso, ok, ragazzi, mettimi l'altra, eh. Accettate Sozza così com'è, accettate Sozza. Padre ha ragione, è nato a Milano, vive da un'altra parte e può arbitrare l'Inter. Vivi a Monza, penso si va arbitrare il Monza, che casino. Okay, no, se la stanno prendendo anche con la mamma caso. Che l'ha partorito a Milano, addirittura, Vabbè, ma questo va tutto bene. Va tutto bene, ragazze, ma qual è il problema? Va tutto bene, perché ognuno può scrivere. Ma parliamo lunedì poi, infatti. Lunedì è festa, no, Roby? Lunedì è festa, non ne parliamo, siamo in festa. Non c'è mai la festa, non c'è mai la festa nel calcio, anzi, spesso cioè, si gioca nei giorni di festa. Dicono, beh, io non so se il prossimo anno va a arbitrare Inter Monza. Non può andare, allora, non può andare, abita lì, non può andare. E questa cosa è fantastica. Ma però non perde mai, perché come fa, magari se fa bene per l'Inter, ok, se fa bene per il Monza, va bene, cioè nel senso, qualcuno da favore ce l'ha sempre. Allora, scusatemi, vorrei ringraziare Tigro Bus 1991 per l'abbonamento con il Prime. Ne mancano 33 ragazzi, forza mecenati, spingere. Detto ciò, andrei con il gioco, Iole? Vai. Sì, vai, poi vai. Se Graziano vuole ringraziare anche lui, visto che... Ah, insomma, vogliamo far ringraziare gli abbonati da Graziano? Certo, ringraziamo gli abbonati. Ragazzi. Quanto ne mancano? Solamente 30 a te. Su, un piccolo sforzo, piccolissimo. Manca talmente poco. Lo dice lui? Avanti, su. Che grande. Meglio di così. Cioè...
Allora, Graziano conosce già il regolamento, tra l'altro lo conoscono anche tutti quelli che ci seguono al Calcio Senza C, quindi a questo punto io direi di rompere le scatole, vedere un pochino quali sono queste lettere che si nascondono dietro i numeri. Tu devi scegliere, Graziano, un numero da 1 a 8 e poi una di noi ti porrà una domanda. Cercheremo di essere sintetiche, nonostante siamo prolisse, perché siamo donne, poi giornaliste, poi parliamo di calcio, quindi figurati. Vai. Il 5, numero 5. Sì. Sono io. Allora, R come rivalità, Graziano. La rivalità che secondo me si è creata tra il VAR e gli arbitri, invece di fare comunella, come si dice a Roma, aiutarsi, mi sembra molto spesso che gli arbitri soffrano il VAR. C'è un po' di rivalità. Giusto. È giusto, perché un po' la sacralità del ruolo da arbitro in effetti va a scemare. Quindi l'arbitro pensa sempre di poter essere decisionista, quindi invece qualche volta la sua decisione deve essere cancellata e modificata. Ma cancellare o modificare una situazione di gioco, un provvedimento che tu hai preso, è un atto di grande coraggio, è un atto di grande onestà, che non diminuisce la sacralità nel ruolo né depotenzia la figura arbitrale, anzi, secondo me, la innalza. Ciao, Squalo. Ecco, Ale. Preciso. No, scusa, Graziano, preciso. C'è un rapporto tra Giulia e Squalo che non si può rompere. Eccolo qua, ecco, lo saluta Giulia. Ah, cioè, infatti mi sembrava strano che ancora non si fosse palesato. Sì. Allora sì. Io lo scrivo, eh. Intanto già lo scrivi, dici. Comincia a mettere L.O. Comincia a mettere L.O. No, ancora no, aspetta. Però ci pare che non fa concorrenza. Ma aspetta, non lo dare, guarda, agli uomini non piace essere dati per scontati, Robin. Stiamo mettendo pressione, ragazzi, come sozza, cioè, attenzione. Graziano, Giulia fa strage di cuori. Io ti consiglierei di scegliere un'altra lettera, magari poi la domanda è la sua. Aspetta che la guardo bene, perché così non la vedo, ma con gli occhiali hanno ragione. Cosa bisogna fare per mandare i cuoricini qua? No. grande Graziano. Allora, ragazzi, la C è mia. Ai. Ecco, Zanetti 4, la C. Allora, è una domanda un po' che parte dallo specifico, ma un po' generica, nel senso che Simone Inzaghi oggi fa una conferenza dove parla di compensazione, ecco perché la lettera C. Secondo te è vero che esiste la compensazione, nel senso, lui dice, ci sono stati episodi durante le partite a favore, episodi contro, e quindi alla fine del campionato diciamo che il bilancio è in pari e quindi c'è la compensazione. E secondo te anche durante la partita magari un arbitro poi primo tempo va negli spogliatoi, magari sa che non ha fatto bene per una squadra, ha un episodio diciamo un po' dubbio e la butta a favore di quella squadra perché sa che un pochino può compensare quello che è successo? Allora, sulla seconda parte, quando va negli spogliatoi, direi assolutamente di no, perché sbaglia due volte, non è compensazione ma un errore è doppio, quindi assolutamente grossolano, su questo te lo discuto. Le classifiche per questi episodi arbitrali a me non piacciono assolutamente e non ho mai provato a fare, non ho mai provato neanche a commentarle, perché chiaramente sono frutto di che cosa? Del momento, sono frutto di un'inesattezza. Nella nostra vita quante volte abbiamo qualche cosa che ci è nata una sfiga e poi la sfiga dalla compensazione invece ci fa arrivare un colpo di fortuna. Quindi non mi piacciono queste cose. Ti devo dire invece che dal punto di vista arbitrale non mi piacciono gli arbitri che subiscono il fattore ambientale, quello che generalmente viene chiamato, termine giornalistico, sudditanza psicologica. Quello no, ma sulla compensazione ci credo veramente poco. Grazie Manulli. Perfetto. Ma allora, il fattore campo, Graziano, scusate che esco un attimo dalla linea, intendi anche la panchina? Fattore no, panchina no, non credo che sia quello il problema. C'è un fattore ambientale dove l'arbitro potrebbe trovarsi in difficoltà e mi esprimo ancora meglio. Ci sono degli arbitri, così come dei calciatori, che magari fanno un allenamento bellissimo, fanno dei numeri strepitosi in allenamento, poi in partita non riescono a rendere per quello, perché hanno una difficoltà logica di proporsi quando c'è uno stadio pieno. Un arbitro con poca personalità, a mio parere, ha difficoltà ad arbitrare in stadi enormi. Ok, grazie. D. D.
Ci sono io, tra l'altro con un argomento caldissimo, quindi devo farla per forza. Derby, parliamo di Coppa Italia, parliamo di Handanovic e anche di questa regola del fuorigioco con una parte attiva in quello che una volta veniva chiamato il cono visivo, ma adesso è una linea, cioè quella che ostruisce la visuale per la conclusione dell'avversario con un altro avversario che è oltre la linea di difesa. Allora, nel caso del derby, nel caso di Coppa Italia, Graziano, pronunciati ancora una volta. Era da annullare quel gol? Il gol del Milan, allora, era da annullare? Secondo te, insomma... Allora, io ho detto che ho molti dubbi su questo tipo di provvedimento, però ho detto anche che è un'interpretazione assolutamente soggettiva dell'arbitro di campo, che decide se quel giocatore è in fuorigioco attivo, quindi punibile, oppure no. Mi riferisco a Kalulu. Da una prospettiva, quella retroporta, si vede che Kalulu non influenza mai l'azione. Da una prospettiva, invece, dall'area di rigore, dove c'era il direttore di gara, poteva dare l'impressione. Certo che è una decisione talmente soggettiva che va bene tutto. Va bene tutto. Quindi non si può parlare di ingiustizia perché... nel momento in cui viene presa una decisione piuttosto che un'altra. Insomma, ci sono dei chiari e clamorosi errori in questo caso. Questo no, ci sono delle cose che sono a discrezionalità di ognuno di noi. Sul fallo di mano, il fallo di mano certe volte è un fatto interpretativo. Quindi io la penso magari che sia rigore, per te non è rigore, per un altro a casa non è successo nulla, per un altro è ammonizione, perché è un fatto interpretativo. Certe volte il regolamento lascia questa discrezionalità. È un pochettino più ampio e allora noi dobbiamo dire questo arbitro è fuori gioco, per altri arbitri no, e non è un Rocchi ha tentato episodio borderline, significa proprio al limite. Quindi cosa significa? Che qualcosa tu va bene, perché tuo, certo, è il tuo, è un tuo episodio, tu, insomma, è un mio giudizio. Okay. Sei tu che sei in caluti. Esatto. L'altra mia domanda è anche collegata a questo, quindi vedi, magari sono fortunata, scegli il numero corrispondente alla lettera e quindi la collego. Vediamo. Dimmi tu, suggeriscimi. Sì. Suggeriscimi al VAR. No. Allora, guarda, la 2 è la mia, la V è VAR, però è stato detto quasi tutto, quindi io collego quello che volevo dire. Certo. Anche, la V non fa niente, ci porta niente delle lettere. No, mi chiedevo questo. Anzi, innanzitutto ti chiedo, proprio rispetto alla VAR, un giudizio secco, cioè VAR sì, VAR no, ovvero, lo spiego meglio, per una stima che possiamo fare oggi rispetto al momento in cui la VAR è stata introdotta fino ad arrivare ad oggi, il tuo giudizio è globalmente positivo o negativo? Cioè tutto sommato, anche con le criticità, credi che sia uno strumento che così è utile o quasi crea più problemi piuttosto che ne risolve? VAR sì, senza dubbio, senza nessuna perplessità, assolutamente sì, superlativamente sì, i gol in fuorigioco non se ne vede più, oppure discutiamo su un gol, abbiamo discusso in questo campionato su un gol in fuorigioco, se non ci fosse stata la VAR se ne vedevamo veramente delle belle sul fuorigioco, quindi per me eliminare quel problema del fuorigioco, la goal line technology che ti dice se la palla è dentro o fuori e quindi nel bacino dell'arbitro o l'orologio dell'arbitro c'è la verità del momento, perfetto, a me sta benissimo. Allora, anzi, se l'avessi avuto io, quindi anzi, se ce l'avessi Giulia avuto io, ragazzi, meno male, altro che go. Graziano, scusami, ero sempre al televisore. Mi scusi, allora c'è Ivans34 che ha regalato un abbonamento, sì. Visto che la vedo molto ferrata comunque, gradirei che lei ringraziasse questo che noi chiamiamo mecenate. Ma l'anno di lei, Fube? Lui come si chiama? Io Francesco, lui si chiama no, Ivans34. No. Allora, Ivans34, ti ringrazio moltissimo. Anzi sono sicuro che in questo momento altri seguiranno il tuo esempio, quindi Ivan sei stato fortunato a trovare uno dei 31 abbonamenti che sono rimasti. Grazie, infatti c'è subito un altro abbonamento, bellissimo, ragazzi. Vai Manu. L'altra è una donna, Bocconotti Cinzia, se non sbaglio. No, non è una donna, è un mio amico, ragazze, si chiama Tonino. Aspetta. Cinzia, pensavo anch'io che fosse una donna, ero tanto contenta, comunque. Vabbè,
Siamo contenti di questo, grazie. Ragazzi, fate in fretta e abbonarvi, fate in fretta, fretta, tanto sconti non ne facciamo, quindi ragazzi dovete abbonare. Vabbè, ma è clamoroso. Grazie, grazie. È clamoroso. Sì, è grandissimo. Vediamo allora, se dei pacchi viene fuori la di abbonamento, Fube. Certo, ragazzi, ne mancano 30 abbonati, mancano 30 abbonamenti, ragazzi, fate in fretta che come dice Graziano. Ragazzi, subito, eh. Occhio, occhio che ne rimangono solo 30. Ma c'è il talk, dobbiamo ancora scannarci un pochino. No, ma adesso poi avete capito. No, ma adesso ti scaldano, è mezzanotte, l'orario che comincia a essere quello. No, ma poi vi ringrazia Graziano, ma quando vi capita più? Cioè, ma mi rendete conto? Sai come sarà contento con gli altri? No, la chat impazzisce per Graziano e per Giulia, quindi sono i nostri due. Ascoltatemi, Giulia la vediamo ed è bellissima, stupenda, ma io mi sono già sposato due volte, convivo con un'altra persona, c'ho due figli con due mogli diverse, basta, faccio già troppi casini, ragazzi. Allora, scusatemi, allora. Tra l'altro, Graziano, ti arrivano tantissimi complimenti per il fatto di essere come sei, cioè nel senso dicono che non percepiscono questa tua natura così goliardica in TV, e quindi sono contenti che tu sia venuto qua proprio perché possono sentirti insomma tranquillo, leggero, beh, divertente, divertito, quindi a loro piace molto. Ma no, ma perché ognuno in TV, io ho il mio ruolo, cioè sarebbe anche sciocco che abdicassi al mio ruolo di moviolista. Io so, non è, mi dico, fai il moviolista, ma non è mica che faccio delle cose che non vado mica, non so mica, non rubo mica, cioè faccio il moviolista, che ci posso fare, e il cacciatore fa il cacciatore, parlerà lui di tattica di cacciatore, mica devo parlare io, cioè voglio dire, io ho il mio ruolo, una trasmissione, il mio ruolo, quindi basta. Considera, Graziano, che qua il complimento più grande che ti si possa fare è nostrismo, nostrissimo, e te lo stanno scrivendo in una maniera, cioè qua ne siamo quasi gelose, perché proprio sei uno di noi. Io ci voglio dire il testo, Graziano Cesare. Opera. La numero 7. F. Chi è la F? Adesso mi verrebbe una battuta, ma non ve la faccio. Infatti anche io mi sto trattenendo. Non ve la faccio. Esatto. Non ve la faccio perché sono vecchio, anziano. Ci siamo capiti. Perfetto. Come se l'avessi fatta. Ci siamo intesi. Perfetto. Ecco, perfetto, ragazzi. Graziano, io credo che nessuno abbia la F. Come no? Nessuno ha la F? Ricordate chi ha la F? Scusate, chi è che ha la F? Come no? No, Fuber non ha cambiato problema. La mia, va bene. Ma come no? Sì, sì. Ho levato la S. No, dovevi... Che era la mia. Vabbè, dai. Allora, scusatemi. Dai, cambiamo, dai, WhatsApp cambiamo. C'è palesemente scritta la S. Ragazzi. Concediamo l'errore a Fub, mi assumo la responsabilità di tutto ciò che è stato. Vediamo quella di Sozza. Perfetto, bravissima. Ok, va bene. Allora, la mia domanda... La mia domanda è molto... Sì, ha voluto far fuori la domanda perché è scomoda. È molto semplice. Allora, è molto immediata. Allora, dai. Chi meglio di te può dirci, perché tante volte quando noi parliamo delle polemiche arbitrali e tutto, diciamo, però sarebbe bello se gli arbitri a fine partita venissero davanti alle telecamere, un po' come fanno gli allenatori, i calciatori che vengono intervistati, e potessero rispondere alle varie domande così da... evitare un pochino le polemiche che poi si creano nella discussione dopo, perché poi voi lo fate in TV e va benissimo, però aver subito qualcuno che magari ti dà una spiegazione potrebbe buttare un po' di acqua sul fuoco. Qualcuno dice no, non è giusto, qualcuno dice sì, in altri campionati lo fanno. Tu cosa pensi? Allora, devo dire che mi piacerebbe moltissimo, ma non è assolutamente attuabile in questo momento, per la particolarità del nostro campionato e soprattutto perché un arbitro ha un dovere di riservatezza prima delle decisioni del giudice sportivo. Non può assolutamente commentare nel pubblico quello che sono le ammonizioni, le espulsioni, potrebbe solamente dire delle banalità: i giocatori mi hanno aiutato, i giocatori non mi hanno aiutato, mi sono trovato bene, ho avuto difficoltà in questa partita, l'episodio che ho visto è un episodio che ho giudicato in questo modo, quindi inevitabilmente. Se avremo una maturità tale, una cultura calcistica di un certo tipo, io credo che sia assolutamente molto molto bello, perché ci sono degli arbitri che sono dei bei ragazzi, simpatici, e possono tranquillamente colloquare e dialogare con tutti. Okay. Io sono d'accordo sul discorso della maturità calcistica. No, scammato, non ho interrotto, ragazzi. Parliamo di arbitro che interviene alla fine della partita, ma non so quanti avrebbero la capacità poi di recepire le informazioni che ti dà,
magari non sei d'accordo e rischi veramente una shitstorm pazzesca. Quindi tutti noi dovremmo avere molta più lungimiranza anche nel commentare l'operato degli arbitri. Però detto questo, c'è un'altra scatola, sicuramente con una lettera sbagliata, che tu, Graziano, no, potrai trovare. L'ha cambiata. Allora... Sono intervenuta tempestivamente, l'ha cambiata, credo. Fube, amo Fube perché... Ci sono. È vero, cioè, per quanto amano Graziano ti stanno odiando invece in chat, noi proviamo a difendere il tuo operato. No, sono così, sì. Beh, poi fra due minuti è sontuoso, Fube, tranquilla, è proprio così. Vanno a vediamo altre vento. Scatole, allora, rompiamo altre scatole. Certo. Ah, vado con la S, ok. Sì. Che diventa S, vabbè, però vedi che sudditanza psicologica, vedi, cioè, subito ho trovato il collegamento. No, perché abbiamo citato Mourinho prima, le sue parole sono state parecchio forti nella scorsa giornata di campionato. Tu hai detto, ha fatto bene a non parlare adesso, però racchiudendo proprio in poche parole quello che ha detto, vorrei che venisse data a tutte le squadre la possibilità di vincere una partita. Facendo un po' riferimento proprio alla sudditanza psicologica che hanno gli arbitri, più che a delle manovre che arrivano dietro le quinte. Tu che cosa ne pensi, Graziano? Questa sudditanza c'è e soprattutto può dipendere anche dal fatto che per fare carriera un arbitro deve arbitrare bene determinate partite, ragazzi, e altre invece contano meno? Io ho le... No, sudditanza psicologica no. Sudditanza psicologica no, non credo che serva quello per arbitrare, non è una buona cosa, è una cosa che non mi piace. Io faccio sempre esempi personali, perché poi l'ho vissuto in prima persona. Dopo 4 partite di Serie A ho fatto un Milan-Roma espellendo niente po' di meno che Van Basten, ingiustamente, perché il colpo che mi ha dato era Serena. Eppure sono riuscito a fare una modestissima carriera, ma ho fatto un po' di partite di Serie A, quindi non è questo certamente. Tra l'altro, di Van Basten, sei stato onesto nel dire. Sì, ti posso dire che vicino a me c'era, guarda, questa adesso lo spieghiamo, perché dopo un po' se te l'hanno chiesto ti spiego anche cosa è successo. Abbiamo visto un giocatore a terra, io ero vicino con Carla Celotti, che aveva il numero 4 di quella partita, giocavo così, e mi ha detto, guarda che c'è il tuo assistente che si sente male perché c'ha la bandierina alzata. Pensa cosa abbiamo capito noi in campo, eh? Quindi Carlo Ancelotti avrà un curriculum lungo così da Genova, da tutta la riviera di Levante, di Ponente, certo, di Vittoria. Ecco, questo è quello che mi ha detto. Ci siamo avvicinati e lui mi ha detto devi espellere Van Basten. Io avevo la 4 partite di Serie A, 4, mi sono sentito morire, perché ho detto ma pure... Non è successo, ho arbitrato ancora. Forse era meglio per molti che mi fermassero lì e finissi la mia carriera lì, assolutamente lì. Ma però ho continuato ad arbitrare, quindi ci stanno queste questo cose. Mai. Però visto che noi facciamo le domande scomode, no, è che non mi ha risposto al discorso se alcune partite valgono più di altre per i punteggi. Cioè, nel senso, lo so che è scomoda questa domanda, ma noi siamo un canale. Cioè, ci sono partite che però ti fanno andare più avanti rispetto ad altre, cioè come punteggi, come valutazioni, quindi di conseguenza forse questo non può portare per portare acqua al proprio mulino un arbitro a non tutti. Però no, è per scongiurare qualsiasi tipo di pregiudizio, noi stiamo facendo proprio una live molto... No, a ogni partita c'è il maestro, l'osservatore arbitrale, penso che ti dà il voto. Quindi se tu arbitri bene, poi inevitabilmente il coefficiente di difficoltà fatto con le stelline o con gli asterischi aumenta. E quindi inevitabilmente vai avanti. Se poi sbagli una partita, è chiaro che ti fermi. Certo, è giusto che anche chi sta guardando adesso con noi non sappia, ma per esempio in Serie B ci sono degli arbitri che sono stati fermi 4 domeniche perché hanno arbitrato male una partita di Serie B. Però questo non viene evidenziato perché probabilmente ha poco appeal, no? È chiaro che se un arbitro arbitra male, e se prendiamo Massa e Guida, cioè Massa rientra questa settimana in Serie A dopo l'errore al VAR di Torino, e quindi ha una cassa di risonanza nettamente maggiore. Però vi posso garantire che è un sistema meritocratico, perché tanto se non sei capace, dopo un po' cadi lì in mezzo, ci cadi sicuro, perché tanto c'è il prato poi che decide. E quindi inevitabilmente se c'è una somma di errori a fine anno si è accantonato il mandato arbitrale, quello che noi diciamo che è una professione, e dico ma quanti soldi guadagni l'arbitro ha un mandato annuale, cioè comincia la stagione a agosto e la finisce a maggio,
Poi, se gli rinnovano il contatto, se lo confermano, allora va a abitare. Altrimenti vai a casa. Vai a casa. Semplicissimo. Scusa se ti ho interrotto, Robby, ma questa è una precisazione. Scatola, scusami, Iola, gli hanno fatto una domanda. La partita più difficile che ha arbitrato? Tutte, guarda, tutte. Le partite più difficili sono, se, per me, che sono italiano, sono i derby. Perché è inevitabile che nel derby c'è una situazione totalmente diversa. Io sono di Genova, avrei pagato per andare a arbitrare il derby di Genova, ma ho pagato io per andare a vedere a arbitrare quella partita lì. Perché voi non si può, ma cioè, dicono, ah, ma tu sei di Genova, avresti favorito questa squadra o quell'altra. No, perché è talmente bello, è talmente, vorresti mettere in mostra, perché sei diciamolo, un narcisista, perché gli arbitri sono tutti narcisisti, sennò che ci vanno a fare in campo. E quindi giocatori, allenatori, certo, avrei pagato per fare il derby, è l'unico derby che non ho fatto, quindi mi manca quello, e mi manca, avrei pagato qualunque cifra per fare quel derby, veramente. Bene. Stavo leggendo anche un po' di commenti in chat. Vabbè, grazie naturalmente per i complimenti, anche per chi magari non la pensa allo stesso modo, però sono tutte cose positive sicuramente nei confronti di Graziano. Non mi adombo, certamente non sono bisuntuoso, non mi offendo. Puoi anche leggere dei commenti che sono, no, guarda, per me proprio ti dico la verità, ho letto un Ciro che scriveva una cosa positiva su di me, un altro, un rosso nero, non so che ha scritto invece che non dovevo entrare in una live, quindi per questo ho detto positivi e negativi, perché sono mi sono saltati all'occhio, ma non erano assolutamente, non mi offendo assolutamente, sappilo che per me positivi. Possono scrivere tutto quello che voglio, ma io non mi offendo. Ma guarda, che allora devi venire più spesso qua, perché qua proprio ti amano, quindi guarda, non ce n'è uno negativo. Anzi, quello che hanno scritto petizione per averti fisso, prima è passato. Non ce n'è uno negativo, ma anche perché sei molto diretto, Graziano. Sì, è molto onesto, diretto. Comunque, se posso un attimo una cosa, secondo me ha toccato un tasto molto importante, cioè il fatto che poi questa cosa noi tante volte non ci pensiamo, ma alla fine agli arbitri fare una figuraccia, cioè non è che poi convenga in nessun modo. Infatti, perché poi magari fanno altre 10 partite perfette, ma rimane quell'errore lì. Anche fosse che un arbitro è milanista, no? Quindi dice, mi piacerebbe avvantaggiare il Milan, per dire, cosa che non è questo. Cioè, io non credo che poi sul piatto della bilancia pesi di più il tifo per una squadra rispetto alla professionalità di un arbitro. Cioè, io questo non credo. Infatti, quello che a me preoccupa di più, se posso, è che secondo me è proprio, cioè alcuni errori sono proprio per mancanza di capacità, di preparazione. Io non vedo malafede, io non la penso mai la malafede, è proprio un discorso che quindi secondo me. Però c'è un attimino più, secondo me c'è un attimino più da fare attenzione. Forse quello che diceva Graziano della specializzazione, adesso la specializzazione si ricerca in tutte le carriere, in qualsiasi cosa, a maggior ragione qui è importante differenziarle, quindi quello che si occupa di campo sta sul campo, quello che salvar, perché secondo me quest'anno, ecco, la sensazione un po' che si è avuta è di un livello proprio di capacità, di professionalità, a mio avviso, non all'altezza della Serie A. Questo è il mio punto di vista, per carità, mi rendo conto di dire una cosa grave, però ci sono stati, secondo me, ma io applaudo, guarda, brava, io applaudo, hai ragione, ragionissima, ma non è il frutto del lavoro, non è il frutto del lavoro. Quando ci sono queste situazioni, non è sempre l'ultimo anno. Il prodotto che arriva in Serie A è stato formato gli anni precedenti, e se non c'è una formazione giusta, corretta, attenta, con riflessione e che prepara, è chiaro che poi il prodotto che arriva è un prodotto che non è eccezionale. Certo. Fube fissa, poi hai ragione. Quando sbagliavo io, uscivo a lunedì mattina e sai quando vedevo la gente, mi diceva, in genovese, lì Matei sbagliò questa partita, chi è? Ma mia un po'. Tra l'altro noi siamo tutte donne, però siamo apertissime anche ad ingressi maschili della squadra di OCV, visto che qualcuno scriveva di Gabra o di Camelio, se ci stanno seguendo, no problem. Non so quanta... Gabra genuana. Sì, infatti, non so se ne possa avere Graziano, però... Graziano,
C'erano ragazze due domande carine in chat. Allora, una riguarda la difficoltà dei due derby, se è più difficile arbitrare quello di Roma o quello di Milano, e la seconda, te la faccio così a getto, tanto tu hai una buona memoria, è com'è la preparazione fisica degli arbitri, che in realtà è anche una mia curiosità, perché gli arbitri in questo periodo sono tutti strafisicati, fanno tipo i casting prima di essere designati. Cioè, vorresti dire che io non potevo proprio arbitrare, via. Sono un fisico da ridere. Ma c'è una preparazione specifica che fanno gli altri? Sì, c'è una preparazione specifica, sì, assolutamente sì. Fanno una settimana di allenamenti come fanno i calciatori e le squadre. Chiaramente non hanno il contrasto fisico durante la partita d'allenamento, ma fanno un sistema personalizzato con i preparatori atletici che la federazione mette loro a disposizione. Oltretutto fanno ritiro per campionato, fanno spesso dei ritiri durante il campionato dove insieme alla preparazione fisica c'è una preparazione tecnica, ed è chiaro che diventa veramente un lavoro. Io adesso fare l'arbitro, lo vedi, lo sapete, cioè sono tutti i lavori, che l'assicuratore, lavoro in proprio, le partite IVA, perché non è più possibile, cioè non è più un hobby. Non è più assolutamente un hobby. Un arbitro deve essere pronto ad arbitrare il sabato, arriva a casa la domenica, lunedì parte perché magari c'è la partita in champion, e quindi inevitabilmente ci sono gli impegni che sono tanti come quelli dei calciatori. Quindi è un professionista, in questo momento è un professionista sotto controllo medico, sotto controllo sanitario, sotto controllo sportivo, sotto controllo in tutte le situazioni di gioco. Forse posso dire una cosa? Io ho lavorato tantissimo con lo psicologo e non sono matto, cioè non mi sembra di essere matto. Sì, magari c'avevo qualche follia come c'hanno tutti, vabbè, ma questo è abbastanza normale. Chi non ce l'ha? Ecco, ho lavorato 6 anni con lo psicologo, però lo psicologo ti aiuta moltissimo, ti aiuta a sopportare, ti aiuta a mettere in luce anche, no? Esatto, ti aiuta a non abbassarti troppo, quando fai bene bene, sai, ti sembra di essere un dio, quindi voli sopra, in alto, sul cielo, sulle nuvole. Invece è il momento di stare più calmo. Quando cadi per terra e ti fai male, devi cercare di risuscitare immediatamente, e questo secondo me ti aiuta tantissimo. Certo. Siamo tornati anche un po' a un discorso che facevano in chat della professionalità degli arbitri e di quanto debbano o non debbano essere professionisti, quindi un po' hai risposto anche ad altre cose che ti chiedevano. Mancano due numeri, andiamo. A me piace il 3. Sono io. Dai, faccio un po' la romantica, Graziano. N come nostalgia. Quindi ti chiedo, qual è la partita che vorresti arbitrare di nuovo e magari anche cambiare qualche cosa che hai sbagliato, come ci stavi raccontando prima, e qual è quella che mai avresti voluto arbitrare? Allora, la partita che vorrei ritornare a arbitrare è in Australia, perché non c'ero mai stato prima, a Melbourne, e ho fatto uno spareggio per i mondiali in Giappone e Corea, è stata Australia-Uruguay. E ti devo dire che ho trovato qualcosa di eccezionale, perché sapere che ci sono tanti italiani che sono immigrati là e che mi hanno accolto benissimo, sono stato per una partita, sono stato via 9 giorni. Vorrei ritornare qui, sì, e ho fatto la feria lunga. Beh, vorrei arbitrarla anch'io questa partita. Invece quella che mai vorresti riarbitrare? No, partite che non vorrei riarbitrare assolutamente non ce ne sono, perché non ho rimpianti, non ho rimorsi, non ho nulla assolutamente. Magari ci sono personaggi, persone che gravitano nel mondo del calcio che non vorrei più incontrare, questo sì. Ok, un indizio? Derby di Roma o Milano? Ah, ok, bravo. No, sì. Generico, generico. Non vi do indizi. Troppo facile altrimenti. Ci sta. Andiamo con le altre. Robby, questa è una domanda che hai fatto all'inizio. Dalla chat. Questa non era stata dalla chat, sì, la prima domanda da... del derby. Sì, derby è più di Roma, difficile Milano. Arbitrare è un derby difficile. Di Roma, il derby di Roma è un derby più sentito, è un derby più, diciamo, un derby più vivace. Che vale, sì, una stagione. Un derby più vivace, un derby più vivace, quindi inevitabilmente si sente di più. Il derby di Milano è un derby stupendo, bellissimo,
però mi sembra più un derby lontano, cioè quello di Roma è più vicino alla gente. Poi guarda, non so, non mi sembra che la Robby però sia la Robby ha vinto con me un derby con un'autorete di Nego al 90°, 91°. Che bei ricordi. No, che per te sono bei ricordi, per me no. Voglio dire, al 91°, immagina che roba, Piccini. Quando si perde una partita al 91°. Gli animi sono caldi. Comunque siamo i più belli, l'hai detto per vie traverse, l'ho capito. No, ha detto che è più difficile arbitrare, non ha detto che... No, ha detto che voi siete più È più difficile arbitrare. Non ho detto che non c'è uno più bello e uno più brutto, non esiste uno più... I derby non sono mai belli e brutti, ce n'è uno più difficile e uno forse più facile da arbitrare. Ha parlato di pressione delle persone, ecco, forse proprio la carica, ecco, quella carica la senti tantissimo sulle spalle, questo sì. Tra l'altro certo. Fube sente tantissimo la carica di questa puntata perché è nervosissimo, questa sera non ne ha beccata una, infatti ha zoomato anche le scatole. La cambio perché anche questa è stata fatta dalla chat, quindi la elimino, però ne ho un'altra che invece mi interessa molto. Ti chiedo se credi che il Genoa si salverà, se pensi che possa farcela. Visto facciamo che... percentuale, il 10%? Vai. 10%. Mi piace essere molto realista. Molto realista. Quindi la vedi molto difficile. È molto molto difficile per il calendario che ha, perché sono coinvolte tante squadre, perché in questo momento... Domenica è una partita che potrebbe dire moltissimo. È chiaro che sono scaramantico come siete scaramantiche tutte voi, qui che vi vedo, tutte voi siete scaramantiche. E quindi dico 10%, no? Però certamente gioca col Cagliari domenica, quindi quella è la partita decisiva. Certo che è veramente molto molto difficile. Io guarda, sono estremamente realista, sono un tifoso, mi piace... il Genoa, ho un figlio sampdoriano e uno genuano. Tu pensa che casino in casa tutte le volte, pensa da due domeniche che casino in casa c'è, quindi è così, però troppi errori e gli errori più alla lunga si pagano. Graziano, ti chiedono qual è però l'errore più eclatante, lo chiede Luigi in chat, proprio l'errore arbitrale più eclatante che hai visto, non solo insomma quando arbitravi, anche adesso che li commenti, cioè. Ah, il mio, sono sempre i miei. No, in generale, è proprio... è vero. Il gol annullato a Ronaldo in Irlanda Portogallo, che non ha permesso, se non sbaglio, al Portogallo di qualificarsi. Allenatore dell'Irlanda del Nord era Trapattoni. Mi sbaglio? Il gol segnato da... il gol che ha permesso al Portogallo di partecipare agli europei, mondiali, non ricordo, e all'Irlanda, ecco, ha dovuto dire di no. Questo secondo me è un errore, perché privare di una competizione continentale significa qualche cosa di enorme. Quando uno fa un errore così madornale, no? Poi si spengono le luci, si torna a casa, come non si apre Instagram, perché se no non si apre Instagram, meno male che prima non esisteva. No, ma ti senti svuotato, ci vuole tanto tempo per assimilare, per digerire una cosa del genere, non è tanto facile. Quando si dice mettiamo in castigo l'arbitro, ma perché è necessario, perché tu devi tutelare lui che ha sbagliato, lo devi tutelare, e quindi è difficilissimo, è una cosa che devi avere una forza di reazione, e poi devi superare il complesso di andare di nuovo in campo, perché poi sembra facile, dici va bene, adesso mi mandano in campo e sono a posto, ma quando metti il piede lì devi dare il primo fischio. Ed è difficilissimo il primo fischio, se non ti viene fuori è dura. Irlanda-Francia mondiale 2010, mano di Henry. Brava, questa qua, esatto. Brava, Irlanda-Francia. Abbiamo una chat che ha memoria. Sì, io non so, sento Fube smanettare, quindi non lo so. Sì, sì, sto cercando perché è in crisi, alla Fube, non si fa vedere, perché adesso è in crisi, in panico. Nel frattempo che Fube cerca, per andare a recuperare qualche messaggio della chat, hanno chiesto anche qual è il giocatore più disciplinato e quello più cattivo che hai, tra virgolette, incontrato. Il cattivo non ve lo dirò mai, lo tengo per me. Vi dico che è un esempio di grandi...
No, non ve lo posso dire, dai, va bene. Ma non cattivo nella vita, cattivo in campo, cioè. Allora, vi dico, il più bello Beckham, perché quando sono andato a abitare il Manchester, mia moglie mi ha detto, adesso tu vai a abitare il Manchester, se non vieni a casa con la maglietta di Beckham, sappi che ti lasci la tua roba e già sul pianerottolo di casa, quindi... dai. Ecco, quindi questa, il più... Io ho un'adorazione molto particolare, adorazione proprio perché è una persona seria, è una persona piacevole, è una persona istruita, per Roberto Baggio. Bello, che bella grande giocatore. Quindi è un grandissimo giocatore e quindi per me, insomma, è fantastico. Vederlo con la maglia della nazionale è fantastico. L'ho abitato col Brescia, l'ho abitato in tante squadre e vi devo dire che è eccezionale. Non ho mai sentito protestare, non l'ho mai sentito ingiuriare, non l'ho mai sentito un commento negativo. È impossibile non approfittare. Salutiamo Damiano in chat intanto. No, ciao, Dani. Ciao Dani. Sono lunghe. Le nostre domande le abbiamo fatte anche in chat. Abbiamo fatto anche parecchie domande della chat, Manu. Però ci dispiace proprio. È vero, sì, perché ormai ci siamo... Un senso di così, sì. Cioè... È vero, è vero. Dai, magari qualche altra volta può tornare quando sarà... Un senso paterno che mi... Ah, che senso paterno! Sei uno di noi. Un nonnino! No, sei un nostro, sei un nostro. Sì, sì, magari non vediamo come va... Come va questa giornata di campionato? Calma, calma. Non so, combina qualcosa. Sto facendo una proposta. Vabbè, te la faccio in privato. Vediamo come è motivato Sosa. Magari. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Buonanotte. Ciao. Un bacio grande. Ciao. Mi è piaciuto moltissimo. Onesto, simpatico, giusto. Top di gamma.